Se la tua giornata sembra proprio una frittata, cerca degli amici con cui tu possa giocare. Geronimo Stilton, il topo giornalista, direttore dell'Eco del Roditore, protagonista al Parco Pertini. Una vera festa finalizzata alla divulgazione di valori sociali. Geronimo è nato tanti anni fa, quando io facevo volontariato in un ospedale per i ragazzi a Milano e mi resi conto dell'importanza di donare loro un sorriso. Quindi le sue storie divertenti, ma anche con tanti valori etici, avventurose, rappresentano per me il modo di parlare ai ragazzi di oggi dei valori di cui hanno bisogno. Se un giornalista tu vuoi diventare, le notizie buone non le puoi inventare. Apri gli occhi e drizza prontamente lettore, che prima che le news diventino vecchie. Un sorriso per Arezzo è stata così una giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà a favore del Calcit. Le Agle hanno organizzato questa giornata all'insegna appunto del sorriso, della solidarietà, perché tutto andrà in beneficenza al Calcit, ma soprattutto della legalità, perché grazie alla partecipazione straordinaria della Polizia di Stato che ha portato le squadre cinofili, abbiamo la Polizia Scientifica, abbiamo anche una serie di mezzi storici della Polizia, tutto qui per il Parco Giotto, per i bambini e per una giornata all'insegna del sorriso. Nell'occasione la Fondazione Arezzo Comunità ha inaugurato la postazione mobile che da adesso in poi sarà a disposizione del mondo del volontariato aretino. Uno spazio dedicato ai volontari, le associazioni che aderiscono alla Fondazione ormai sono 48, quindi è un numero molto consistente, alcune hanno la forza economica e non solo di potersi auto-organizzare, autopromuovere, altre invece, pur essendo non meritorie di più, magari hanno qualche difficoltà in più. E allora però le pari opportunità sono un diritto e quindi questo è il luogo dove i volontari possono, in mezzo alla città, con la stabilità di una struttura, raccontare se stessi.